Ciao a tutti e bentornati in Cucina con Agnese. Oggi prepareremo il gatto di patate. Nient'altro che un pasticcio di patate, naturalmente, con all'interno un condimento pieno di gusto e bontà. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono un chilo di patate circa, che io ho già lessato e ho sbucciato, senza pelle. Ci servirà poi del pan grattato, 100 g circa di formaggio grattugiato, 200 g di prosciutto cotto tagliato a cubetti, 60 g di burro, una mozzarella da 125 g, 3 uova circa, 150 g di salame. Io ho usato il salame che portiamo dalla Basilicata. Se anche voi riuscite a trovare del salame nostrano, comunque curato, al supermercato, ancora meglio. Ci serviranno poi 150 g di scamorza affumicata, sale e pepe. Preriscaldate il vostro forno a 180 gradi e mettiamoci subito a cucinare. Ho schiacciato le patate presentate prima con uno schiacciapatate. Ora devo andare a inserire all'interno gli ingredienti, iniziando dal burro morbido, il prosciutto cotto, la scamorza, una parte, e una parte la tengo per dopo, il formaggio grattugiato anche, il salame e le uova. Piano piano, perché la mia ciotola è un po' piccola, mescolate con un cucchiaio di legno e andate a amalgamare bene tutti gli ingredienti. Dimenticavo anche il sale, due pizzichi. Gli ingredienti sono stati tutti amalgamati fra di loro. Ho imburrato con un pochettino di burro utilizzato con le patate una teglia che andrà in forno. Ho diviso l'impasto in a metà circa, in due parti uguali. Andiamo a prelevare una prima parte e la disponiamo sul fondo della teglia. Premete leggermente tutto attorno e disponetela bene sul fondo. Andiamo ad aggiungere ora la scamorza, la rimanente scamorza, la mozzarella, il rimanente formaggio grattugiato e una leggera grattata di pepe tutto attorno. Ora la rimanente parte delle patate va a coprire la mozzarella e la scamorza. Ora, se dovesse capitare anche a voi, come è capitato a me, che le patate si raffreddano leggermente e quindi avete difficoltà a stendere la parte inferiore o superiore delle patate con un cucchiaio o con una spatola, utilizzate pure le mani pulite, vale comunque. Io ho finito di stendere le patate rimanenti, ora dobbiamo finire il nostro gatto di patate con una generosa manciata di pan grattato, tutto attorno, e qualche pezzettino di burro. Mia suocera, per esempio, utilizza anche mettere un pochettino di latte per renderlo più morbido. Se anche voi volete utilizzarlo, nessun problema. È la vostra cucina, ci mancherebbe altro. Fate come più vi pare e piace a voi. Questo va nel forno preriscaldato a 180 gradi per 30-40 minuti massimo, o comunque fino a quando non si sarà formata una crosticina deliziosa che non vi so dire. Ci vediamo dopo per il risultato e nel frattempo non ci resta che aspettare. Dopo 35 minuti a 180 gradi il gatto di patate è pronto per essere gustato. L'abbiamo lasciato intiepidire una decina di minuti perché tutto attorno, vi assicuro, ribolliva totalmente. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta.
mi raccomando, non perdetevi tutte le altre gustosissime ricette che ci sono sul canale YouTube di Cucina con Agnese, e se cliccate sulla campanella accanto a iscriviti, ogni domenica riceverete una notifica quando la ricetta sarà pronta per voi. Ci vediamo domenica prossima. Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it, oppure se vuoi visita il sito www.cucinaconagnese.it.